Benvenuti su Recensioni per Scegliere. Oggi vi spiego come questo ananas è finito dentro il barattolo. Oggi andiamo a vedere in un supermercato Conad di Torino come funziona la macchina Pina Bar per andare a pulire l'ananas e portarselo a casa direttamente pulito dal supermercato. I passaggi sono molto semplici e sono quattro. Quindi il primo passaggio: scegliamo l'ananas dal banco del supermercato, lo andiamo a inserire all'interno della macchina e, come vediamo, sul lato destro ci viene illuminato il passaggio successivo. Quindi andiamo a inserire un secchiello di plastica trasparente disponibile di fianco alla macchina nella parte sottostante. Successivamente andiamo a schiacciare il bottone di avvio, la macchina gira, va a tagliare la parte sotto e sopra dell'ananas come primo passaggio e successivamente va a pulire l'ananas completamente dalla buccia esteriore e dal nocciolo centrale. Quindi viene svuotato all'interno del nostro contenitore trasparente, andiamo a prendere un coperchio e andiamo a chiuderlo. Come vediamo, è necessario poi andare a posizionare il prodotto sulla bilancia, digitare il codice articolo. Questa è la nostra etichetta con il prezzo. Come vediamo, la differenza tra il prezzo dell'ananas a 1,59 al chilo contro i 6,98 al chilo è abbastanza elevata. Quindi diciamo che il servizio di pulizia ananas ha un costo non indifferente. Ci piaceva provare questa macchinetta per vedere come funzionava. Fammi sapere se anche tu nel tuo supermercato l'hai già trovata e l'hai già provata. Abbiamo visto che di fianco è presente anche la macchina per fare la spremuta fresca. Se può essere di tuo interesse, fammi sapere qua sotto con un commento, la andremo a provare successivamente. Ringraziamo quindi la Conad per aver inserito questa macchina all'interno del suo supermercato. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso, lasciate un mi piace qua sotto al video per aiutarmi a crescere col canale. Iscrivetevi anche cliccando sulla campanella per ricevere le notifiche di tutti i prossimi video che andremo a pubblicare. Per questo video è tutto, noi ci rivediamo alla prossima video recensione per scegliere.